innanzitutto l'ambiente, diceva lei, diciamo che ha molto a cura nell'organizzazione, nella pulizia, come ha già detto il preste, ma soprattutto forma delle persone che sappiano avere rapporti. Ciò significa che quando si finisce questa scuola, comunque si è avuto a che fare con non semplicemente il liceo linguistico, perché ci sono tante attività, ad esempio pomeridiane, che siamo noi gli studenti ad organizzare grazie all'aiuto dei docenti, grazie all'aiuto dei genitori, che ci permette comunque di avere un rapporto anche con altri indirizzi e vedere altre facce, diciamo, della nostra quotidianità e del mondo in cui viviamo. Un esempio, ad esempio, è il gruppo culturale. Il gruppo culturale è nato grazie a noi studenti, perché siamo stati noi studenti a volerlo. Si tratta di uscite in musei, barra mostre, diciamo, della zona, e sono uscite organizzate proprio da noi. Da nessuno, non in orario scolastico. Non in orario scolastico. Ad esempio il sabato pomeriggio, la domenica mattina, e si tratta di un gruppo anche molto sostanzioso. Il prossimo venerdì andremo in un gruppo di 50 studenti, 49 studenti e 3 docenti che si offrono di accompagnarci comunque, ma è una decisione che parte da noi, ecco. L'obiettivo del liceo non è quello di formare semplicemente persone con delle competenze, con delle conoscenze. Noi dobbiamo arrivare alla fine del liceo ed essere delle persone, e questo è molto, diciamo, è favorito dagli docenti, perché con i docenti si crea un rapporto che va oltre il semplice essere docente, studente, ma il docente vuole darti qualcosa che vada oltre la materia stessa, ecco. Questo è ad esempio anche nel momento in cui qualcuno ha delle difficoltà, noi abbiamo l'help, ad esempio di classe. Nel caso in cui un'intera classe abbia delle difficoltà in una materia, c'è la possibilità di fermarsi un'ora in più col docente in modo da cercare di verificare questi dubbi e cercare di superarli. E oppure c'è il percorso in itinere, che può essere per il singolo studente o per più studenti, e si tratta di, ad esempio, esercizi aggiuntivi o altro. Quindi il programma, diciamo, che si blocca per una, due, tre lezioni, quando per cui c'è bisogno, e al docente stesso che aiuta la classe a superare la difficoltà. Poi abbiamo anche il progetto di tutoraggio. Questo progetto è partito tra noi studenti da ormai 2 anni. Si tratta di studenti di quarta e quinta che aiutano studenti di prima, seconda, quindi diciamo il biennio, che è il momento in cui si sente un po' il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, a magari approcciarsi alle nuove discipline. Questo ovviamente il primo anno è quello in cui un po' si sente un po' il cambiamento, ecco.